La scelta della tastiera per il proprio PC è una cosa piuttosto personale ed estremamente complicata. C'è il mondo delle meccaniche, c'è il mondo delle slim e c'è chi si accontenta di quelle a membrane. Per non parlare poi del formato, ci sono quelle veramente enormi, comprese di tastierino numerico e tantissime altre funzioni, mentre ci sono anche quelle super slim, veramente stracompatte, che non hanno nemmeno i tasti freccia. E quindi è una cosa piuttosto personale e oggi vi racconto perché la mia scelta è ricaduta su Razer Black Widow Lite. Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luca. Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, per supportare il canale dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Black Widow Lite, già il nome ci fa capire qual è il target, il focus e la categoria di consumatori che vuole raggiungere questo prodotto. Se state pensando a Lite, bene non è affatto, perché questo modello è riferito a un mercato economico e di fascia più bassa. Anzi, l'unica cosa che differisce è che i LED in questa versione sono in colorazione Holy White. Parliamo un po' dell'esperienza di utilizzo. Gli switch sono fantastici, sono degli Orange di casa Razer, perché sì, Razer si costruisce da sola gli switch e beh, mi trovo veramente benissimo. Non sono troppo rumorosi, io odio la troppa rumorosità delle tastiere meccaniche, ma mi piace il meccanismo di attuazione, che è veramente super corto. Grazie agli O-ring in dotazione, che se vi siete persi il video dove l'ho montato ve lo lascio linkato qui in alto nelle schede, questi switch riusciamo a ridurre ancora di più la rumorosità dovuta non tanto dallo switch meccanico, che di per sé è veramente silenzioso, ma il rumore che va a crearsi dal rumore del caps contro la plastica dello switch, che non è una cosa tanto bella, e quindi grazie a questi O-ring riusciamo a ridurlo. Per quanto riguarda la costruzione, beh, su questo Razer è sempre stata una garanzia. Abbiamo il back, che è tutto in plastica dura, con dei piccoli accorgimenti come gli sportellini per alzare la tastiera e tenerla in maniera un po' più comoda, ma il plate superiore è tutto in metallo ed è una cosa veramente bellissima. Non ho mai avuto un plate in metallo su una tastiera e devo dire che fa veramente la differenza. Sulla tastiera troviamo una porta micro USB. Poco male, perché comunque è un cavo che resta sempre collegato. La cosa veramente importante è che sia abbastanza lungo, e lo è, e sia in treccia, quindi veramente straresistente. Ritornando al discorso che facevo poco fa, vi parlo della critica mossa a questa tastiera più grande, ovvero quella dei LED che ci sono montati al di sopra, dato che molto probabilmente sono dei LED RGB, perché il caps, quando andiamo a premere il tasto Block Mayusk, beh, si attiva di colore verde e quindi il LED al di sotto è RGB. Credo che sia veramente difficile che Razer abbia montato dei LED tutti bianchi da un lato e un singolo LED RGB, perché beh, sarebbe una cosa piuttosto complessa a livello logistico. Credo molto di più che Razer abbia limitato tramite software questa funzione per renderla appunto light e differente dalla Black Widow classica. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi raccomando, se così è stato lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Din din! Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa Razer Black Widow Lite. Io vi ringrazio per aver visto questo video, qui sotto trovate il link per acquistarla. Vi faccio un piccolo annuncio, ovvero che lunedì prossimo purtroppo non ci saranno contenuti, quindi non uscirà il solito video. Noi ci vediamo giovedì, sempre qui sul mio canale YouTube.